Fallo di Filippo Parigi, non ci sei. Fallo il numero 12 Parigi. Primo fallo, rimessa campo. Sotto casa,
favore del Campi. E la rimessa, intanto c'è la sospensione per Di Carmine, e Di Campi per Crusca per la World Basket. Sostituzione anche per la World Basket. Adesso Agostino, questo lato è giocato con Senna. Thank you.
PD1. Aver basket Cortona, 13 secondi, 10 secondi al termine. Ci rivediamo presto, ci sentiamo presto. Si riparte 19-17, attacca la World Basket. Fallo del numero 23 Martino, rimessa dal fondo, primo fallo per Martino. Fallo di Martino, primo fallo, rimessa dal campo di sostituzione.
Massinone, due tiri per lui. Per l'Ortona esce Alessio Agostinone, rientra Nicolas Darri. Per la World Basket Martino. Sì.
ricomincia con la rimessa per la World Basket, se ne occupa Martello. Thank you.
frenetica. Arbitri un po' fanno fatica ad arbitrare una partita così veloce, così piena di episodi. Lo stacco. Thank you.
parte con la rimessa per la World Basket.
partita molto dura. Fallo numero 6, Giorgi, primo fallo di messa.
bomba da 3 di Pentagone, percentuale da 3 oltre il 50% per il campo. Per Malfatti sblocca la situazione, un po' di fatica in attacco per la Werbasco. Due punti per Angelucci. Thank you.
punizione per Orbasket, esce lo stacco anche da Garrigo. Attacca Campli, il punteggio. Si riparte qualche secondo. Questo quarto è stato giudicato dal campo, che palla per attaccare sul 44-51. Due punti per Burini. Secondo da parte break per
Ortona. Adesso è veramente una situazione complicata, meno 14, tutto il tempo per recuperare. Si riparte, 8 minuti e 30, 44-58. Il vantaggio per la World Basket. Due punti per Filippo Pavicevic.
palla recuperata, ma purtroppo un errore sotto canestro. Vai, gioca a due. Di Carmine. A 65 punteggio, sono 17 punti in lunetta. E buono il secondo. 15 punti. Thank you.
Tadicevic. Taglio di 15 punti. Fallo di Tadicevic. Fallo in lunetto numero 6 Angelucci. Non va il primo tiro. Secondo. Thank you.
6 punti per Martino, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, finisce così la partita. Molto buono. Arrivederci alla prossima. Mi sento.